Era il primo febbraio del 2012 quando, nell'entroterra della provincia di Pesaro Urbino, cominciarono a cadere i primi fiocchi di neve che il giorno seguente avrebbero seppellito l'intero territorio, passato in poche ore dal fascino della coltre bianca al dramma della calamità naturale. Sono trascorsi 10 anni da quell'incredibile nevicata del 2012 che mise in ginocchio un territorio alle prese con la più grande precipitazione dal 1956. A Urbino si superarono i 2 metri di neve al suolo e si sorpassarono i 327 centimetri in un arco di precipitazioni che durò quasi un mese. Neve senza precedenti anche a Pesaro, ma furono le aree più collinari e montane a cadere in un dramma che causò isolamenti di anziani e soggetti fragili, devastò gli allevamenti e causò pure 7 vittime, come ricordato dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, all'epoca presidente della provincia. Ed è stato innanzitutto difficile far capire cosa stava succedendo, perché la neve in genere è considerata una cosa bella, divertente, che piace ai bambini. Invece noi per diverse settimane abbiamo avuto più di 3 metri di neve nelle aree interne e almeno 1,5 metri nella costa. Tutto bloccato, cadevano gli alberi e da subito abbiamo dovuto cambiare i piani dell'emergenza. Il tema non era più liberare le strade, ma salvare le persone. Le mamme che dovevano andare a partorire all'ospedale rimanevano bloccate, gli anziani che non avevano le medicine, le famiglie che abitavano nelle zone più disperse, che non avevano i viveri, saltava la luce, è stata davvero una guerra, o meglio un terremoto bianco, perché poi per far accendere i riflettori su di noi ho usato questo termine, perché a un certo punto le persone cominciavano a salire sui tetti per liberare i tetti e spesso e volentieri cascavano dai tetti. Abbiamo avuto più di 7 morti. Crolli di beni monumentali, di fabbriche, di stalle, è stata davvero una grande tragedia. La ricordo con grande sofferenza, ma anche ricordando la grande capacità del nostro territorio di fare squadra tra le istituzioni, i volontari, la protezione civile. È stato davvero un lavoro di squadra dove nessuno si è risparmiato e tutti siamo stati in prima linea.